Allora, buonasera a tutti, mi presento perché vedo che in realtà di Colorno non ci sono tante persone. Io sono Michela Canova, sindaco del comune di Colorno. Perché un sindaco del PD chiede a Di Maio, che è vicepresidente della Camera, e quindi istituzionalmente questa sera noi abbiamo il vicepresidente della Camera, oltre naturalmente non nascondiamoci dietro una foglia di fico, una persona che sta, ho detto fico ma l'ho detto così, perché è una persona che sta facendo campagna elettorale. Perché? Perché il nostro territorio, mai come in questo momento, sto parlando di quest'area della Bassa, in qualche modo anche dell'area di là della Lombardia, ma naturalmente io sono sindaco di qua, mai ha vissuto un momento così difficile. Di Maio già a Casalmaggiore aveva affrontato il discorso del ponte e di tutte le difficoltà che coloro che, per non riuscendo più ad attraversare il ponte, devono prendere una linea ferroviaria, che veramente chiamarla linea ferroviaria vuol dire avere del coraggio. Non ultimo, quello che è successo ieri, che appartiene sempre a una linea ferroviaria Trenord e che mette in grande angoscia chi quotidianamente da pendolare sta cercando disperatamente di passare da una parte all'altra del fiume. Detto questo, noi però non ci siamo fatti mancare niente e quindi dopo l'emergenza del ponte il 12 dicembre, ed ecco perché lui è qua per affrontare anche un altro argomento, credo che necessariamente dovrà essere valutato, quella dell'emergenza idraulica di questo territorio, che è fatto prima di tutto di gente, ma poi di aziende agricole, ma anche di imprese importanti. Abbiamo visto cos'è successo nella parte di Lentigione, quando un'azienda viene invasa dall'acqua, cosa succede. Ecco, noi dobbiamo scongiurare con tutta una serie di opere idrauliche un evento come quello che si è verificato il 12 di dicembre, che in realtà è un evento che si è verificato con una portata d'acqua assolutamente ridicola, io questo lo sottolineo 100 volte. E quindi occorre mettere in atto tutta una serie di accorgimenti idraulici che ci consentano di vivere più tranquilli di quello che stiamo facendo tuttora. Un tema fondamentale, poi io finisco perché voi ascoltate, volete ascoltare naturalmente lui, è che il nostro ponte, quello che abbiamo chiuso, ha avuto il finanziamento per essere ristrutturato, ha un progetto che sta arrivando alla fine e quindi noi lo vedremo ristrutturato entro il 2018. Sappiamo tutti però che è un ponte che nasce morto, cioè che ha un tempo di vita che è legato al fatto che è un'opera che non avrà una vita lunga. Quindi il prossimo governo, e naturalmente io mi auguro che ci sia il PD, ma però in questo momento non so. Ragazzi, io rispetto e credo che di poterlo pretendere. Avete già fatto costituzionale. Credo di poterlo pretendere, ecco, perché è bella la democrazia per questo, perché c'è il rispetto delle parti. Se non dovesse essere naturalmente la mia parte politica, io da sindaco non posso esimermi dal dirti che il prossimo governo dovrà necessariamente affrontare la costruzione di un ponte nuovo. Oggi in consiglio provinciale i sindaci di quest'asta, che va da Parma, Torrile, Colorno, hanno chiesto la statalizzazione della strada e del ponte, perché per procedere a un ponte nuovo occorre che il proprietario non sia né la provincia né la regione ma lo Stato. Abbiamo gettato le basi affinché il prossimo governo possa prendere seriamente in considerazione quello che dovrà essere un'opera nevralgica per il nostro territorio, che è un ponte nuovo. Ho finito. Fermate il video, Michela, fermate il video. Io prima di tutto voglio ringraziare la sindaca che è venuta a salutare, ci è venuta a salutare, ha fatto questo intervento. È la prima volta che vengo accolta da un primo cittadino in questo modo, addirittura con la fascia tricolore, perché non è... non è la prima volta, perché è venuta a salutarmi l'altra volta a Casalmaggiore durante
durante una visita, dopo la visita al ponte, la visita ad una startup, un'azienda che si occupa di startup e di innovazione, e anche lì avevamo parlato della questione del ponte, a cui poi si è sommata anche la questione legata al dissesto idrico idraulico del territorio. Io voglio dirvi, prima di tutto ho salutato i comitati che si occupano del ponte, e sicuramente ci saranno cittadini, imprenditori che sono stati toccati dal problema del dissesto idraulico. Ci sono tanti temi da affrontare nel nostro paese. Io sono fermamente convinto che sia un momento dell'Italia in cui possiamo andare a prendere i soldi da dove non serve e iniziare a investirli dove serve. Mi ha colpito molto quando stavo girando per la Lombardia, che è una regione che fa il 25% del PIL italiano, sapere che grazie ad un pescatore che passa sotto al ponte si viene a sapere che quell'asse era pericolante e quindi viene chiuso. A questo poi si sono sommati i problemi di cui parlava prima la sindaca, di chi fosse la competenza di quel ponte, quanti enti dovevano interagire tra di loro, e quindi anche lì i tempi si allungano per due ragioni: una, perché si fa poca manutenzione e poca prevenzione, e due, perché allo stesso tempo quando si deve intervenire c'è lo sport, che è nostro, molto del nostro paese, non è di mia competenza, è dell'altro ente. Ora, il nostro obiettivo è dare la possibilità di nuovo a quelle persone che venivano a lavorare in questa provincia o andavano a lavorare nell'altra, e soprattutto quelle che si sono sempre spostate, perché non c'è solo la questione del lavoro, c'è la questione dei presidi ospedalieri, ci sono tanti disagi. Sono stato a casa di una famiglia di Casalmaggiore che mi diceva come prima impiegavano 5 minuti, per la mamma impiegava 5 minuti per venire a lavorare qui e adesso ne impiega un'ora o 45 minuti. Questo problema lo dobbiamo affrontare con un approccio differente come Stato. Io sono entrato in Parlamento 5 anni fa insieme a Maria Eder, vedo altri miei colleghi qui, convinto che servisse una legge per ogni problema di questo paese. Oggi ne usciamo, e ne esco, almeno io ho convinto del fatto che è proprio questo approccio che ha bloccato tutto, che per ogni questione si debba fare una legge. E parlavo prima anche con chi si occupa di impresa nella Food Valley, mi dicevano e ci dicevamo: da una parte ci riempiono di scartoffie, ci riempiono di burocrazia per dimostrare che siamo corretti, che siamo onesti, e dall'altra però coloro che truffano, coloro che falsificano i marchi, la passano sempre liscia, addirittura vengono... c'è arrivata una cassa poi alla fine. E alla fine riescono sempre a farla franca. Io credo che l'unico modo per riuscire ad ottenere i risultati di cui parlavamo, messa in sicurezza degli argini, messa in sicurezza del territorio, funzionamento delle infrastrutture, l'unico modo per riuscire ad ottenere questi risultati non è bombardare ancora di più gli enti pubblici o le imprese di leggi, ma fare delle politiche fiscali e economiche di investimento che si fanno con una legge, che è la legge di bilancio. Ci tengo molto a questo tema, perché anche voi ci chiedete sempre nuove leggi per ogni problema che avete, ma non è più questo l'approccio. L'approccio non può essere questo qua. Io non so se lo sapete, ma l'Italia ha 187.000 leggi vigenti, a cui si sommano una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo, che significa che voi ogni mezza giornata, tra leggi nazionali, leggi europee, leggi regionali, subite una nuova norma. Il risultato è che tu sia un comune, che tu sia una regione, che tu sia un'impresa o un padre o una madre di famiglia, non sai più neanche quale sia la legge specifica che si rivolge a quel problema e l'ente che la deve risolvere, che deve risolvere quel problema. Il nostro primo punto, e credo che sia condivisibile, dei 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani, è l'abolizione di 400 leggi inutili. 400 leggi che ci sono state segnalate da sindaci, da assessori, da imprenditori, da professionisti, da cittadini che magari non hanno specifiche competenze, ma tutti si chiedono: ma perché io devo fare questo adempimento? Perché devo portare avanti queste scartoffie per 100 giorni l'anno? E poi alla fine l'unico risultato che ottengo è che comunque vengono a farmi i controlli in azienda per altri 60 giorni l'anno, dopo che gli ho inviato carte, scartoffie, autocertificazioni, modulistiche. Io credo molto nel fatto che il miglior modo per far andare bene questo paese è lasciare in pace chi produce, chi crea valore, e dare gli strumenti
a chi vuole migliorare la nostra qualità della vita. E lo voglio dire alla sindaca, e lo voglio dire a tutte le istituzioni di questo territorio. Se noi dovessimo andare al governo, collaboreremo con tutte le istituzioni che hanno bisogno di aiuto, perché il nostro obiettivo non è fare la guerra a qualcuno, favorire qualcun altro, ma migliorare la nostra qualità della vita. E quindi dobbiamo fare sinergia con tutti gli enti che ci sono, con tutte le realtà che amministrano la cosa pubblica, con una chiarezza di obiettivi e di intenti. 9 miliardi di euro si spendono in Italia e sono appostati per grandi opere inutili. Nella stessa regione Lombardia si fa la Brebeni, che è una autostrada che non percorre nessuno, che ci è costata centinaia di milioni, e poi non facciamo la manutenzione, o la facciamo troppo tardi, di assi come quello in questione, il ponte. Si spendono in Italia 16 miliardi di euro di incentivi ai carbon fossili, ancora al carbone e al petrolio, ogni anno, e si mettono pochissimi miliardi ancora nella sicurezza del territorio, e si muore quando piove ancora in Italia nel 2018, e questo è inaccettabile. Non credo che dobbiamo necessariamente creare i fronti l'uno contro l'altro, ma quando le risorse, mi si dice, non ci sono, io credo che dobbiamo andare a vedere un attimo in cosa si stanno spendendo le risorse delle vostre tasse. Poi è chiaro che non dipende soltanto dall'Italia, non dipende soltanto dal governo italiano, c'è tanto da fare anche in Europa. Prima ne parlavamo per quanto riguarda la protezione di tutte le vostre eccellenze agroalimentari. Adesso a me preoccupa, ho parlato stamattina a Bologna con i rappresentanti delle varie cooperative agroalimentari, e mi dicevano: adesso l'Unione Europea sta firmando un nuovo accordo col Giappone in cui si sblocca di nuovo quel tipo di prodotto che noi conosciamo come parmesan, come strumenti, come prodotti che scimmiottano i nostri, ma non sono i nostri. Eppure in quel mercato lì, il mercato estero, la prima cosa che dovrebbe fare l'Unione Europea è proprio proteggere queste eccellenze. Solo che non possiamo sempre accusare gli altri paesi che non ci proteggono. Questa partita la dobbiamo giocare pure un po' noi come Italia. Lo sapete quanti funzionari ha il Parlamento tedesco a Bruxelles? 45. Il Parlamento italiano ne ha 2, uno sta andando in pensione. Abbiamo una squadra da 11 e una squadra da 1. Non la vinceremo mai questa partita, e io credo nel fatto che dobbiamo andare a quei tavoli a discutere con gli altri paesi di cosa è meglio per il mercato unico europeo. Però dobbiamo ricordarci che l'Italia è un unicum dal punto di vista del mercato. Noi abbiamo il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti, e quelle sono le nostre piccole. Le piccole francesi e tedesche hanno 90 dipendenti. Quando fanno le norme europee per le imprese, che dovrebbero dare lavoro ai giovani e ai meno giovani, le fanno su quel modello lì, ed è per questo che noi siamo fuori dai radar dell'accesso al credito bancario, delle norme di sicurezza. Abbiamo un livello di burocrazia sulle nostre imprese che è altissimo, perché è tarato su imprese da 90. Ora, il 95% delle imprese italiane è sotto i 15. L'altro 5% ha grandi aziende, che io non voglio combattere, perché molte delle piccole sono indotto delle grandi. Ma ricordiamoci che tipo di tessuto economico abbiamo quando andiamo a rappresentare l'Italia in Unione Europea, ai tavoli europei. Che cosa dobbiamo fare? Cominciare a farci sentire un po'. Siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export in Europa, nonostante tutto, nonostante il 70% di tassazione, nonostante la burocrazia che ci costa 20 miliardi di euro all'anno per le imprese, i nostri imprenditori ci hanno fatto diventare la prima forza per export e la seconda manifatturiera d'Europa. Li dobbiamo ringraziare, non ci dobbiamo prendere meriti, dobbiamo ringraziarli per quello che stanno facendo e che hanno fatto. E grazie a questo dobbiamo capire e riconoscere il potenziale che ha l'Italia nel momento in cui risolviamo i grandi problemi. Ora, è chiaro che questo territorio ha un problema legato alla manutenzione sia delle infrastrutture sia del territorio. Tutto si può fare, ma ha bisogno di un cronoprogramma. Ed è per questo che ci vuole collaborazione istituzionale, e io lo rivendico questo spirito di collaborazione, perché avviare un piano per la messa in sicurezza del territorio significa dire che spendiamo tot miliardi di euro in tot anni, e non è detto che durante quegli anni in cui si appostano quei soldi ci sia sempre quello che ha avviato il programma. Magari cambiano i governi, cambiano le amministrazioni, ma ci deve essere un punto di caduta unico, che è o arrivare all'obiettivo che si è prefissato. Invece qual è stato l'approccio troppo spesso?
si appostano dei soldi, si fa una bella conferenza stampa, iniziano i lavori e poi a un certo punto da quella posta di bilancio si tolgono soldi e si mettono da un'altra parte, poi si mettono da un'altra parte. Questo meccanismo ha bloccato tutta la programmazione, a volte complici anche le elezioni. Io da quando sono stato eletto abbiamo fatto elezioni ogni 6 mesi sostanzialmente, il ritmo è infernale e a volte si perde di vista la lunga durata, la programmazione a medio e lungo termine e si pensa ai prossimi 6 mesi per vincere le elezioni dopo. In questo non dobbiamo scadere o cadere in questo errore, dobbiamo necessariamente appostare soldi e pensare che qualcun altro anche dopo il nostro governo, noi ci auguriamo di andare al governo e speriamo che sia il Movimento 5 Stelle, come lei legittimamente ambisce a un governo della sua forza politica, ma entrambi dobbiamo metterci in testa, tutti quanti, che se vogliamo arrivare ad un obiettivo non possiamo pensare di pianificarlo e realizzarlo da soli. Il nostro programma energetico nazionale, che mira ad uscire dai carbon fossili nel 2045, con l'uscita del carbone nel 2021, è l'esempio che tutto si può fare, ma abbiamo bisogno di cronoprogrammi, di programmazione. Vale anche per la sicurezza del territorio. Io sono sicuro che se si dicesse ai cittadini, guardate, nei prossimi 10 anni risolviamo il problema del dissesto idrogeologico, del dissesto idraulico, i cittadini seguirebbero quel programma. Il problema è che non c'è mai una programmazione chiara e non sappiamo neanche come si stanno spendendo i soldi. A volte da Roma diamo l'input giusto, cioè mettiamo i soldi nel posto giusto, solo che si perdono per strada tra i 1000 enti che devono arrivare poi a meta, all'obiettivo. Ed è per questo che in questo momento si rivendica sempre di più autonomia sui territori. Il tema dell'autonomia è l'esigenza delle comunità di lasciare le risorse qui invece di mandarle a Roma e farle ritornare indietro. Non perché lasciarle qui sia garanzia d'efficienza, ma semplicemente perché abbassa i rischi che mandandole a Roma e facendole ritornare indietro si perdano per strada. È successo tante volte. E il vero tema dell'autonomia è questa esigenza delle varie comunità. E io non ho nessun problema a dirlo che l'autonomia di un territorio è sacrosanta. L'importante è che ci siano meccanismi trasparenti di spesa delle risorse e ci siano responsabilità in capo a chi amministra quei fondi. Poi possiamo eliminare tante certificazioni, tanta burocrazia. Anche i comuni oggi, che tu sia un comune di 1000 abitanti o da 1 milione di abitanti, tieni gli uffici tecnici a fare adempimenti dalla mattina alla sera. Non vale soltanto per le imprese, anche per gli enti pubblici. Ma l'importante è che poi la spesa venga utilizzata in maniera virtuosa e venga fatta in modo trasparente. Cosa ci può aiutare su questo? Lo dicevo prima per le imprese, ma lo dico anche per gli enti pubblici. Noi non possiamo più pensare che il meccanismo di controllo dei furbi sia da tassare gli onesti. Io vorrei invertire l'onere della prova. Non siamo tutti disonesti fino a prova contraria e dobbiamo passare il tempo a dimostrare allo Stato che ci comportiamo correttamente. Noi siamo onesti fino a prova contraria. Se lo Stato vuole fare dei controlli, se gli enti pubblici vogliono fare dei controlli, non hanno più bisogno di un esercito di ispettori, hanno bisogno di incrociare le banche dati della pubblica amministrazione. Se noi incrociamo le banche dati delle camere di commercio, dei comuni, delle regioni, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, motorizzazione civile, il furbo lo troviamo subito, perché qualcosa che non collima in questi dati c'è. Il vero grande problema è che alcuni enti dello Stato che hanno banche dati importanti hanno una certa resistenza, manifestano una certa resistenza ad accedere a questi dati. Io ho provato da vicepresidente della Camera, ma anche come Camera dei Deputati, ci riunivamo tutte le forze politiche in ufficio di presidenza e chiedevamo a degli enti dello Stato, ad agenzie, di darci dei dati anche per fare meglio una legge, o nel caso delle pensioni per mettere un po' di ordine nella storia delle pensioni vitalizie dei parlamentari. Non ci sono state date, noi che siamo l'ente fulcro di questa democrazia, siamo il potere legislativo, siamo la democrazia parlamentare. Queste resistenze vanno combattute, anche cercando un po' di innovare la pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione per me la maggioranza delle persone hanno buona volontà. Il tema è che molto spesso si è persa la mission della pubblica amministrazione. Qual è la formazione della pubblica amministrazione? I dipendenti pubblici ormai provvedono da sé o accedono a corsi molto limitati rispetto alle nuove o i nuovi orizzonti, le nuove sfide dello Stato. Anche quando parlavo di mandare i funzionari a Bruxelles, possiamo mandare quelli che vogliamo, ma li dobbiamo formare per quel genere di obiettivi che si devono raggiungere. E su questo credo che ci possa aiutare molto
l'esperienza francese che è Allenar, un'alta scuola della pubblica amministrazione che forma e aggiorna dipendenti e funzionari per le sfide dello Stato. E non è un caso che la Francia abbia più burocrazia di noi, abbia più leggi di noi, ha più comuni di noi, però regge. E regge come Stato perché ha una pubblica amministrazione che ha avuto una formazione continua. Sia chiaro, questo non è un attacco alla pubblica amministrazione. Questo è riconoscere il fatto che oggi non c'è una gestione dello Stato che deve raggiungere degli obiettivi chiari. Anche la digitalizzazione. Noi possiamo digitalizzare quello che volete, ma prima dobbiamo dirci qual è la missione della pubblica amministrazione, quali sono le funzioni che magari non servono più, altrimenti rischiamo di digitalizzare qualcosa che non serve. Tutto questo fa parte di un'idea di paese. Alcune cose si possono realizzare subito, altre hanno bisogno di più tempo, ma in generale quello che voglio dirvi è che è il metodo che deve cambiare. La prossima legislatura, la 18ª, al di là di quale sarà la maggioranza, non può continuare a fare una legge ogni 2 giorni e mezzo. Deve lavorare ad eliminare quello che non serve, a riorganizzare l'esistente in codici. La Francia ha un progetto ambizioso, 100 codici per riorganizzare tutta la normativa. Che significa una cosa molto semplice, che io quando ho bisogno di consultare una legge non devo vedere 50 commi di una legge, basta che vada a vedere il codice di riferimento. In Italia non servono 100, noi abbiamo calcolato che ne bastano 40. E poi un po' di accorgimenti, perché io da vicepresidente della Camera ho portato avanti questo progetto per 3 anni sulla riorganizzazione del nostro ordinamento e ho collaborato anche col Parlamento inglese, francese e tedesco. In tutta Europa si stanno chiedendo come fare meno leggi. In Francia addirittura su 4 settimane, una settimana è vietato fare leggi, perché ne facevano troppe e si sono inventati la settimana del controllo parlamentare, che è un modo elegante per dire ne fate per 3, la quarta chiedetevi che cosa avete fatto. In Inghilterra i regolamenti parlamentari sono stati modificati da un pezzo, ogni nuova legge che si fa 3 vanno abolite, ogni legge che si fa è fatto divieto di fare i richiami, che significa che quando richiami ad un'altra legge devi riportare tutto il testo e non la legge 6 del comma 3 dell'articolo 1 del decreto regio, perché è un paese che non ha leggi comprensibili, non è un paese democratico, perché non possiamo accedere per capire che cosa dicono le norme. E poi ovviamente ci lamentiamo dei tempi della giustizia, ma anche su quello incide la qualità delle leggi, come sono scritte, quanto sono complicate e quindi quanta discrezionalità ha un giudice nella fase di giudizio. E la terza cosa importante è che in Inghilterra ogni volta si fa una legge, il parlamentare dice voglio raggiungere 1 milione di posti di lavoro, dopo 2 anni c'è una commissione di controllo che controlla le performance di quella legge. Se non sta funzionando, cioè banalmente se non ha raggiunto neanche un terzo del 1 milione di posti di lavoro che era stato promesso, la legge è difettosa e se ne propone l'abolizione. Vi racconto tutto questo perché è una questione di metodo. Anche in Italia, nella legge del 400 dell'88 c'è scritto il divieto categorico di fare i richiami. Peccato che la stessa legge all'articolo dopo fa un richiamo. Quindi non è una questione di leggi, è una questione di sensibilità politica. Che cosa dobbiamo fare nella 18ª legislatura? Dare certezza del diritto, che significa che la programmazione avviene a fine anno con la legge di bilancio. È quello in cui si decide i soldi delle vostre tasse dove devono andare. Se devono andare nell'abbassamento delle tasse, quindi ve le restituiamo un po', o negli investimenti fondamentali, oppure nelle spese inutili. Io non voglio ricominciare, se andiamo al governo, con i commissari della spending review. Noi abbiamo avuto in passato Bondi, Cottarelli, ognuno può avere la sua opinione, però sono professori, docenti, tecnici, che hanno fatto gli studi, hanno visto il bilancio dello Stato, che problemi aveva, e hanno indicato le soluzioni. Ora dobbiamo cominciare a realizzarle quelle soluzioni. Per realizzarle abbiamo bisogno di cominciare a mettere in pratica molte di quelle cose che sono rimaste solo teoria. La riorganizzazione degli enti delle partecipate, sono 8.000 in Italia, solo di consigli di amministrazione ci costano un botto. La riorganizzazione della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici, è semplice farlo? No, non è semplice, però dobbiamo iniziare a farlo in maniera sinergica con tutti gli enti, perché non possiamo illuderci che chi va al governo fa una legge e da quel momento la legge di bilancio che stanzia i soldi lì ha cambiato la vita ai destinatari. Non è così. La differenza, lo spread che c'è tra l'input che dai con le politiche pubbliche e il risultato finale è enorme e lo si può accorciare se si fa squadra sia come enti pubblici e sia con i cittadini.
Ed è anche per questo che trasparenza è anche partecipazione. Se noi forniamo e dotiamo sempre di più i cittadini di strumenti di partecipazione democratica, come il controllo degli atti pubblici, come i referendum comunali, come gli strumenti che vogliamo introdurre noi, come il referendum propositivo senza quorum, diamo sicuramente degli strumenti alle persone per controllare meglio la politica o stimolarla. Questo vuol dire che se veniamo eletti facciamo votare su ogni cosa? No. Noi abbiamo un programma elettorale, se quel programma elettorale prenderà i voti che servono, va realizzato. Ma ciò non toglie che durante i nostri 5 anni di governo ci possano essere delle nuove istanze che nascono, oppure dei temi contingenti su cui dobbiamo, sono temi importanti su cui dobbiamo decidere insieme. Tutta questa interazione permette anche di far migliorare un po' di consenso alle istituzioni. Questo in Europa l'hanno capito 15 anni fa, quando per esempio hanno capito che i parlamenti stavano perdendo consenso, hanno modificato i regolamenti del Parlamento e oggi un'associazione di categoria che rappresenta, non lo so, i disabili, le imprese, gli insegnanti, hanno la possibilità di andare nella commissione parlamentare e non solo fare l'audizione in cui qualcuno ti sente, qualcuno ti ascolta, possono presentare emendamenti a loro firma di associazioni di portatori di interessi per modificare la legge che li riguarda. E questo significa che i parlamentari poi si devono prendere la responsabilità di bocciare o approvare quella proposta che viene dal portatore di interessi in senso buono, cioè da quella comitato associazione organizzata per portare l'interesse di quella categoria. E poi non bisogna sopravvalutare il ruolo del parlamentare o del ministro. Chi ha interesse a dare un contributo alle decisioni pubbliche deve avere il diritto anche di incontrare i funzionari che stanno scrivendo quella legge e i funzionari che attueranno quella legge. Perché io ho incontrato tante realtà produttive in Italia, tutti mi dicono siamo in un paradosso. Nel 2011 abbiamo ottenuto l'approvazione dello statuto delle imprese, che era una cosa buona per le imprese, ma è dal 2011 che non viene attuato e quindi è legge ma non funziona. Questo fa perdere tanta fiducia nelle istituzioni, perché sai che c'è una legge che ti può tutelare ma non funziona. Allora la legge che cos'è se non è attuata, se non la posso usare? L'ha approvata il Parlamento, ci ha lavorato e vale per ogni cosa. So che c'è un grande problema in Italia legato alla percezione di insicurezza. Il 2015 è stato l'anno in cui gli italiani hanno speso il 70% in più in antifurti privati per le loro case. C'è un grande problema di sicurezza, a volte collegato anche ad una immigrazione fuori controllo, a volte legata ad una criminalità domestica. Come si riesce a risolvere questa questione? Sicuramente non è semplice e richiede un ragionamento complesso che non puoi trovare in una risposta di un minuto durante un'intervista in un talk show, perché lì ne esce uno slogan. Però, per esempio, c'è questo dibattito sulla legittima difesa. Secondo me, in un paese in cui si paga il 70% di tasse sulle imprese, ad esempio, diciamo il paese che ha il tasso, le tasse sulle imprese più alte di tutto il mondo industrializzato, prima di pensare al momento in cui il cittadino si deve armare per difendersi, vorrei garantirgli un poliziotto o un carabiniere nel suo quartiere per riuscire a difenderlo. E per fare questo dobbiamo fare una cosa, non nuove leggi, stanziare soldi per i concorsi. Siamo sotto organico di 10.000 unità nelle forze dell'ordine, cominciamo a farli questi concorsi. E se non ci sono i soldi dal piano Cottarelli, dalla spending review, è per questo che ormai tutte le forze politiche di questa campagna elettorale hanno messo nel loro programma che non è un tabù sforare i parametri di Maastricht e fare un po' di investimenti in deficit. Moscovici l'altro giorno mi ha attaccato solo a me, però volevo dire, caro Moscovici, se leggi i programmi anche degli altri candidati trovi la stessa cosa che abbiamo detto noi sul 3%, perché per carità nessuno vuole aumentare il debito pubblico, ma l'hanno capito in tutti i paesi europei che sforando per investimenti produttivi aumenti il gettito dello Stato e ripaghi il debito, altrimenti continueremo a svendere i gioielli di Stato, continueremo a svendere i nostri ospedali, a tagliare la sanità, le pensioni, ma il debito continua a segnare nuovi record. Allora facciamo concorsi e poi se serve costruiamo o rimettiamo in funzione carceri, perché per paura alle sanzioni europee si fanno gli svuotacarceri, ma che follia è? Se oggi parlate con un poliziotto loro li mettono dentro e dopo una settimana sono di nuovo fuori, dopo un giorno sono di nuovo fuori.
è che questo non è solo un problema materiale, cioè del criminale che è stato arrestato e viene messo fuori, è un problema culturale, perché tutti cominciano a pensare: vabbè, tanto pure se delinquo alla fine la faccio franca, sono fuori il giorno dopo. Lo stesso vale per l'evasione. La lotta all'evasione si può fare in tanti modi, ma prima di tutto lo Stato deve dare il buon esempio. Gli scudi fiscali, che adesso si chiamano voluntary disclosure, che è un modo per dire scudo fiscale, mi permetto di fare questa battuta, sono un modo per dire porta i soldi all'estero, tanto prima o poi un decreto per farli rientrare al 5, al 10, al 15% di tassazione, lo vedi. E lo stesso vale per i temi legati all'immigrazione. Il tema dell'immigrazione è sicuramente legato a flussi migratori che non riguardano solo le guerre, ma riguardano i cambiamenti climatici, i problemi economici che ci sono in quei paesi. Ma è anche chiaro ed evidente, prima di tutto, che siamo stati lasciati soli dall'Unione Europea. Io non posso pensare per un attimo soltanto al fatto che ci siano paesi dell'est Europa, dell'est dell'Unione Europea, che dicono: no, noi le quote di migranti dell'Italia non li vogliamo. Non le vogliamo, ci rifiutiamo di recepire quella che è stata una votazione in Parlamento Europeo ad ampia maggioranza. L'abbiamo votata noi con i nostri europarlamentari, l'hanno votata i partiti tradizionali europei, e si diceva che 20.000 migranti che sono in Italia dovevano essere ripartiti per quote in altri paesi europei. Vero, Manelete, la dico bene? Ma non posso pensare che quei paesi dell'est dell'Unione Europea oggi stiano dicendo: no, noi non li vogliamo. Allora, due sono le cose: o ci date una mano, oppure i fondi europei non ve li mandiamo più. Perché se l'Unione Europea doveva essere solidarietà, loro, tra l'altro, pensate questa cosa che mi diceva qualcuno, stanno intitolando quei paesi alcune strade con nomi italiani, perché i fondi europei che noi non spendiamo finiscono in quei paesi lì, e loro li utilizzano bene, li spendono tutti, per fare le infrastrutture. Questo è un grande problema legato sempre alla pubblica amministrazione, al modo in cui si rendicontano i fondi europei, quelli che perdiamo, come vengono utilizzati. Ma io dico, oggi l'immigrazione è legata al fatto che queste persone arrivano in Italia non per restare in Italia. Molti vogliono andare in altri paesi europei, ma ci sono regolamenti e meccanismi che non permettono a queste persone di andare lì. Poi, come si fermano i flussi? Sicuramente non si fermano mettendo un tappo in Libia, che è già saltato e stanno di nuovo aumentando i flussi. I flussi, secondo me, si fermano facendo un ragionamento anche di solidarietà. Noi, però, razionale. L'anno scorso abbiamo speso 5 miliardi di euro come italiani per l'accoglienza dei migranti. Io sono sicuro che siamo tutti più contenti se prendiamo questi 5 miliardi e li mettiamo in cooperazione internazionale per politiche di sviluppo lì, anche per fare i rimpatri. Cioè, il rimpatrio è un concetto che dobbiamo far passare, nel senso che non è che prendiamo una persona e la riportiamo lì dalla miseria in cui viene, no, noi facciamo politiche di cooperazione e sviluppo con il paese di provenienza e un accordo per far sì che chi non può stare qui viene rimpatriato, ma lì dove stiamo investendo anche in politiche di sviluppo. Questo lo possiamo fare, lo hanno fatto altri paesi come la Spagna. La Spagna ha risolto contrattati tra la Spagna e i paesi che ha di fronte. E non l'ho fatto passando per l'Unione Europea, è stata autorizzata, ha uno dei sistemi di pattugliamento delle coste più avveniristici che ci siano in Europa, e lo utilizzano anche utilizzando il rilevamento radar delle imbarcazioni, ma sanno di avere dall'altra parte paesi con cui hanno fatto accordi e possono riportare indietro le persone. E chi invece viene dalle guerre può stare qui, ma è un sistema d'accoglienza che non sia in emergenza, perché il sistema d'accoglienza in emergenza ha prodotto anche il business sull'immigrazione, che conoscono alcune persone che hanno visto come dall'oggi al domani si individui un edificio in emergenza, nasce un'associazione tre giorni prima, non vale per tutte, ma una cooperativa tre giorni prima, si prende in carico la gestione e abbandona tutto. E poi si prende, l'abbiamo visto con le inchieste del PM Gratteri, la 'ndrangheta faceva soldi sui centri di accoglienza dando cibo per maiali ai migranti, in modo tale potesse risparmiare sulle quote che arrivavano nel centro d'accoglienza. Lo blocchiamo come? Evitando l'emergenza, redistribuendo per quota negli altri paesi e riportando indietro chi non può stare qui con la cooperazione internazionale. Come vedete, è un discorso che è durato 10 minuti, che non può durare un minuto di risposta in TV, ma è un progetto che dobbiamo cominciare a realizzare. Ma si può realizzare tutto quello che abbiamo detto, prima di tutto, se non c'è conflitto di interessi. Cioè, se quando governi un paese non sei in conflitto di interessi con quelli che per esempio lucrano sull'immigrazione,
non c'è conflitto di interessi su quelli che non vogliono la transizione energetica verso le rinnovabili, non c'è in conflitto di interessi con quelli che vogliono le grandi opere inutili e succhiano quindi risorse alle opere fondamentali. Questo dobbiamo dircelo, perché altrimenti è un po' l'arte dei pazzi. Noi faremo errori, sia chiaro questo, eh? E se quando sbagliamo vi chiediamo scusa, però vi dico anche che mi ritengo molto fortunato, perché questa campagna, per esempio, che sta andando avanti ormai da ottobre, è una campagna in cui ho lanciato un mese fa la raccolta fondi per finanziarla, per gli spostamenti, i palchi, i manifesti, e sono già arrivati in un mese e mezzo 400.000 euro con donazioni in media di 29 euro di migliaia di italiani che ci credono. Questo ci rende indipendenti dal finanziamento pubblico e dal finanziamento delle grandi lobby, cioè questo ci rende liberi anche di poter sbagliare dopo, ma liberi di poter fare la scelta giusta e di poter realizzare il programma elettorale. E in generale, senza parlare di nessuno, la domanda che ci dobbiamo fare prima ancora di che programma proponi è: chi ti paga la campagna? Perché questo è il tema fondamentale che porta a fare. Allora, io prendo due impegni con la vostra sindaca e con voi qui. Il primo è che se dovessimo andare noi al governo il 4 marzo, cioè se la sera delle elezioni dovessimo risultare vincitori, ci metteremo al lavoro sia sul problema più che altro per portare avanti il programma di completamento delle opere di infrastrutture e di manutenzione di quelle infrastrutture, e allo stesso tempo per cominciare un serio piano di messa in sicurezza del territorio, in modo tale che ridicole esondazioni o ridicole piogge non rappresentino ancora una minaccia per gli italiani. E questo è un impegno che siamo registrati, quindi potete benissimo riprendere il video. L'altro invece impegno che prendo è che una comunità in Italia debba avere anche la possibilità di decidere come spendere i soldi. Esiste l'autonomia degli enti pubblici, esiste l'autonomia della politica, ma dobbiamo stimolare sempre di più percorsi di bilancio partecipato, perché se noi stimoliamo percorsi di bilancio partecipato a livello di territori, e questo lo dobbiamo fare noi da Roma con leggi che lo consentano prima di tutto e che istituiscano strumenti efficaci, beh, vedrete che poi secondo me i cittadini cominceranno a chiedere di più manutenzione e meno investimenti folli, cominceranno a controllare meglio le risorse e a gestirle come il buon padre o la buona madre di famiglia. Non possiamo pensare che questo processo sia solo in capo ai comuni, perché in questi anni ai comuni è stato tolto qualcosa come 10 miliardi di euro, che è andato a finanziare per il 12% in più i ministeri del governo centrale. È un trasferimento sbagliato. Io vorrei proprio invertire il flusso e riportare i soldi sui territori, e con strumenti di bilancio partecipato unito alle decisioni pubbliche dei sindaci e delle giunte, poter utilizzare quei soldi per i servizi essenziali al cittadino, per i servizi sociali, per le scuole, per le infrastrutture. Questo è un altro impegno che dobbiamo prendere, altrimenti qui veniamo a dire che pensi mi, e poi alla fine l'unico risultato che otteniamo è che uno che dice ci penso io, sono l'uomo solo al comando, tutte queste decisioni umanamente non le riesce neanche a prendere. Cioè, e alla fine la democrazia è uno strumento fantastico se sono diffuse le decisioni. Se invece si pensa che quelle decisioni debbano stare in capo ad uno solo, non le riesce a prendere, ma anche se tu volessi prenderle non ci riusciresti in ogni caso, perché umanamente è impossibile. Allora si fallisce quando si accentrano i poteri, si vince quando ci si dà degli obiettivi e si diffondono i poteri, o si diffonde il potere decisionale, ovviamente senza finire nell'assemblearismo oppure meccanismi che poi ti fanno passare anche la voglia di partecipare. Ma devo dire che abbiamo buone pratiche a livello europeo di progettazione partecipata, di bilancio partecipato, codificate anche dall'Unione Europea, l'Open Space Technology, ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare per consentire alle vostre comunità di decidere come spendere i soldi delle vostre tasse. Ho visto alcuni sindaci, non solo i nostri, ma anche di altre forze politico-civici, fare questi processi, questi percorsi, e ne esce fuori anche una maggiore cura dell'opera che realizzi o che metti in manutenzione. Perché molto spesso si è teso a chiamare le archistar che dovevano progettare delle cose che noi neanche conoscevamo,
Però poi in realtà quando invece c'è un percorso di progettazione partecipata le persone sentono molto più proprie quelle opere che si realizzano. E quindi anche su questo fronte dobbiamo migliorare avendo fiducia nel prossimo e non pensando sempre che ci possa fregare, perché poi a volte ci si ritrae nelle istituzioni perché si ha paura di dare troppi strumenti di partecipazione. Invece dobbiamo fare un atto di fiducia prima di tutto verso le persone, verso i cittadini, e poi se ci sono i furbi si mettono da parte. Non è che qui bisogna considerare tutti allo stesso modo, ma cominciamo a dare un'opportunità fino a prova contraria, affidarci alle persone. Io vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio la sindaca di nuovo, perché veramente sono onorato del fatto di essere venuto a salutarmi. Cos'è? Sorpresa! Ah? Una sorpresa! Vieni qui. Andiamo insieme? Cambiamo. Deve dire una cosa. Tu devi dire. Aspetta, usa il microfono. Questo è da parte del Movimento 5 Stelle di Parma e della provincia. Ah. Davvero? Sì, è Pellegri, che è l'unico libro che è stato scritto sulla Regge in maniera scientifica. Vediamo. Cerchiamo la te. Grazie sindaco. Vediamo dov'è. Forse è qui. Dice che... Ah, ecco. Qual è la terza? Grazie a tutti. Io ti ringrazio. Buonasera a tutti, ciao, grazie, ciao, buonasera.